Siamo qui in Porretta alla mostra Frammenti, mostra fotografica in compagnia di Giorgio Barbato, fotografo professionista, ideatore della mostra e anche insegnante di questi giovani talenti della fotografia. Giorgio, ti chiedo com'è stata innanzitutto l'esperienza di insegnante, di insegnare a questi ragazzi? Beh, è stata veramente molto coinvolgente. Io già, diciamo, insegnare fotografia fa parte un po' anche del mio lavoro. Normalmente tengo corsi con ragazzi italiani, adulti, e mi si è presentata l'occasione di poter lavorare con questi ragazzi richiedenti asilo del CPA Montagna, quindi Castel di Casio, tramite il loro direttore Alessandro Borri, e l'idea mi è piaciuta tanto, poter interagire con ragazzi di altre culture, di questi ragazzi africani che per venire qui da noi hanno passato veramente delle vicissitudini, delle cose inenarrabili. L'idea era quella di dar loro qualcosa, un momento di aggregazione, un momento in cui loro possa servire loro anche per integrarsi, e quindi mi è stato chiesto alla scuola di tenere un corso di fotografia. Non è stato sicuramente un corso di quelli classici dove si parte con la conoscenza tecnica della macchina, piuttosto che la storia della fotografia, piuttosto che i grandi autori, ma un semplice utilizzo della macchina come oggetto per fare in modo che loro potessero trasmettere le loro emozioni, quello che loro vedevano in quel momento e quello che loro comunque sembrava bello da far vedere. Quindi sì, li abbiamo fatti lavorare con qualche macchina digitale, guidati un po' da me e poi con l'aiuto di Francesca, che è l'insegnante che li segue nei corsi di italiano, insomma, normalmente a scuola, e grazie ad Alessandro, che appunto si occupa di questi progetti. Abbiamo fatto una decina di incontri con delle uscite, tante uscite all'aperto, dove i ragazzi hanno un po' dato sfogo alla loro creatività. Ecco, la cosa che mi ha sorpreso è che sono stati veramente... per alcuni di loro sembrava che usassero la macchina fotografica da tanto tempo, ma gli è venuto molto naturale, gli è piaciuto molto fotografarsi tra di loro. Anch'io ho fotografato loro, adesso le foto non saranno esposte, le mie, in questa mostra, ma faremo un altro, perché fa parte di un altro progetto Work in Progress che andrà avanti. E qui si vedranno le foto realizzate dai ragazzi, in più ci saranno dei disegni, perché parallelamente al mio corso c'è anche il corso di disegno tenuto da Michela, l'insegnante di educazione artistica, e poi è tenuto anche un piccolo corso di riprese video, e verrà trasmesso un video con delle loro interviste. Ma io sono abbastanza contento di quello che è venuto fuori, è stata una bella soddisfazione. È anche un momento di crescita anche per me, comunque, perché ho conosciuto le persone che più che altro ho ascoltato anche le storie che mi ha raccontato, e da queste storie sicuramente nascerà un progetto fotografico che inizierò a breve. E quindi anche tu, anche perché anche tu hai viaggiato molto nel corso del tuo lavoro, hai fatto fotografie intorno al mondo, quindi cioè, sai, diciamo che in questo caso hai viaggiato pur rimanendo qui, quindi... Esatto, in questo caso ho viaggiato rimanendo qui a casa. Sì, nel mio lavoro mi sono occupato anche di fotografia di viaggio, anche portando in giro gruppi in Asia, soprattutto in Asia, ma anche in altre parti del mondo, per lavoro, insegnando fotografia. Ecco, anche se poi il mio lavoro di fotografo mi porta anche a fare altre cose, più commerciali. La mostra quando cioè, inaugura oggi, 26 luglio, e poi sarà... Esatto, fino a mercoledì prossimo, che è il 2 di agosto, sarà aperta tutte le sere dalle 18.30 alle 20.30. Va bene, grazie mille Giorgio Barbato. Grazie a voi, ciao. Everywhere I go I see heads in the sand, and the slabs on the land in supply and demand. Everywhere I go I hear voices in the storm, and the paper being torn by the sword of the scorn. I keep waiting for Thoreau to push me out the door,
But these winter nights are cold, so I guess I'll wait some more. Siamo qui in compagnia di Alessandro Borri, ideatore della mostra, ha seguito personalmente questo progetto. Come è nata l'idea di coinvolgere appunto questi ragazzi in questa iniziativa? Sì, sono un docente del CPA Montagna di Castel di Casio e abbiamo partecipato a un bando dell'ufficio scolastico regionale che era dedicato soprattutto ai minori stranieri non accompagnati. E abbiamo pensato quindi di coinvolgere i nostri studenti che sono ospiti della comunità Metoicos di Riola in un percorso vario, un percorso espressivo che va dalla fotografia al disegno per permettere a questi ragazzi di esprimersi e di compensare anche con altri tipi di linguaggio, con altre forme di linguaggio, la mancanza talvolta della lingua italiana. Il progetto è stato molto interessante perché poi ha visto coinvolto anche alcuni stranieri richiedenti asilo soprattutto, che sono ospitati nei vari appartamenti della comunità Laimomo sul territorio montano, e questo progetto insomma a noi è piaciuto tanto e speriamo che la mostra vi piaccia. C'è stato subito entusiasmo chiaramente da parte dei ragazzi, hanno aderito tutti? Sì, sì, inizialmente dovevano essere 10 ragazzi coinvolti e poi il progetto invece è arrivato a 30 ragazzi che insomma quotidianamente partecipavano ai laboratori che si tenevano a Castel di Casio in via Berzantina, dove abbiamo la sede. Si auspica un nuovo progetto di questo tipo il prossimo anno? Noi speriamo, parteciperemo sicuramente al bando che l'ufficio scolastico di solito fa uscire nell'autunno e speriamo insomma di continuare. Grazie Alessandro. Niente. Sono esperienze importanti, sono esperienze che è giusto che vengano portate alla luce del pubblico, perché ci fanno capire meglio e comprendere meglio un fenomeno che molte volte guardiamo con superficialità, per non usare altri termini. Quindi anche l'idea di fornire a voi le parole per conoscervi meglio, per conoscere un mondo e delle esperienze che noi non possiamo nemmeno immaginare, è qualcosa di, che, ripeto una parola che però ha un significato preciso, che ci rende orgogliosi. Sono anche felice perché vedo qua anche degli esempi di percorsi. Io parlavo con il signor Ali, io sono molto amica di Sadi, che è un vostro ex compagno che ha trovato una strada, fra l'altro in un po' che conosco bene perché è un posto dove lavoravo anch'io da studentessa, quindi anche lui da studente ha iniziato da studente, ha trovato il suo posto nella società. Ecco, quello che mi auguro e che ci auguro come amministrazioni e come CPA è che questa possibilità sia offerta a tutti voi. Io ribadisco insomma il ringraziamento anche al CAI che ci ospita qui, che ci fornisce una bella sala nel centro del paese. Sono contenta di vedere tante facce conosciute con cui abbiamo già condiviso delle esperienze, magari anche le più semplici, bere qualcosa al pub insieme con degli amici, e veramente spero che questo percorso possa diventare sempre più profondo e che a tutti voi sia offerta l'occasione per essere parte piena della nostra comunità e gli strumenti per affermarvi come individui. Quindi ancora grazie ad Alessandro, alla professoressa Daguanno, a Giorgio Barbato che non vedo ma che penso abbia, che ho capito, ha collaborato, al CAI che ci ospita, e anch'io sono molto curiosa di ascoltarvi e di conoscere meglio questa realtà. Grazie. Sì, che io in realtà come corso di disegno l'ho impostato più come un laboratorio, perché non ero sicura se loro avessero già disegnato, comunque che esperienza avevano, che rapporto avevano col disegno, quindi l'ho impostato come un piccolo laboratorio di poche ore, dove gli ho dato in mano dei colori, gli ho dato delle riviste con delle foto da sfogliare, gli ho chiesto di scegliere dei soggetti a loro piacimento e di interpretarli. Per cui alcuni loro li hanno interpretati come a loro modo, geometrizzando, astraendo, altri hanno cercato di fare le cose più naturalistiche.
così, ero più tanto curiosa di vedere come avrebbero interpretato queste immagini qua. Quindi sono stati molto, molto carini, molto collaborativi tutti quanti, sono tutti prestati molto a fare questo esperimento e quindi alla fine il risultato adesso. Abbiamo fatto poco perché le ore di esposizione erano poche, però alla fine è stato abbastanza soddisfacente. Here with me.